le commesse ci sono, il lavoro c'è, portiamo avanti appunto questo prodotto storico che mi sento sulla responsabilità, nel senso i nostri antenati ci hanno lasciato un prodotto che a oggi è conosciuto in tutto il mondo, in questa piccola valle come è il Casentino, vederlo cessare è troppo. Un'eccellenza del Made in Italy, un prodotto simbolo del Casentino ma anche della Toscana come il panno del Casentino, rischia di scomparire per una problematica immobiliare. Oggi c'è stata la visita della Regione Toscana qui allo stabilimento di Soci ed è stato chiesto dai sindacati un consiglio comunale straordinario. Il lanificio di Soci è una storica azienda che affonda le sue radici nel 1848. Ora si prospetta lo stop alla produzione il prossimo 30 settembre. Una vicenda complicata in cui si sono susseguite due curatele fallimentari. Era il 2011 quando l'azienda finì in liquidazione coatta dopo l'esito negativo della richiesta di concordato. Nel frattempo lo stabile è andato all'asta nel 2018, ma riguardo la sua proprietà non c'è ancora chiarezza. Tra 30 giorni i lavoratori potrebbero essere licenziati, ma l'immobile non verrebbe sgombrato perché rimarrebbe, diciamo, invaso da queste macchine che sono di proprietà di un'altra società. E quindi lì nasce tutta quella ampia discussione. Stiamo discutendo, grazie alla Regione Toscana che è stata molto attenta e che ha aperto il tavolo di unità di crisi, e che dovrebbe non far enunciare la volontà a tutte le parti di essere disponibili a trovare la soluzione, ma ci dovrebbe far lavorare, indipendentemente dalle enunciazioni, nel trovarla la soluzione, quindi passare dalle parole ai fatti. C'è stato l'interessamento anche del gruppo Bellandi di Montemurlo a poter subentrare, ma ancora nulla di concreto. 18 i posti di lavoro a rischio, ma per l'indotto sarebbero molti di più. La Regione ha aperto un tavolo di crisi. Voglio fare attraverso di voi, attraverso questo luogo, un appello a tutti i soggetti che si parlino, che si confrontino e che trovino una soluzione. Noi siamo disponibili anche ad ospitare questo confronto. Se serve un luogo neutro, se serve il ruolo di facilitatore, diciamo così, della Regione Toscana, noi ci siamo, ma si trovi una soluzione, si esca da questa situazione, ripeto, oggettivamente paradossale, e si trovi una soluzione nell'interesse di tutti. Questo è, mi pare, il punto. Ora, io credo che non saremmo dovuti arrivare a questo punto qua, che forse una soluzione poteva e doveva essere trovata prima, che il problema soprattutto dell'immobile poteva essere affrontato prima e forse diversamente. È vero che in questo momento non ci interessa fare ricostruzioni, ricercare responsabilità, adesso l'urgenza è trovare una soluzione, lo ripeto. Dopodiché, lo voglio dire con chiarezza, se questa soluzione non arriva e non arriva in tempi certi, questa ricostruzione dovrà essere fatta e le responsabilità dovranno emergere, non soltanto per la Regione che le chiederà, ma per questi ragazzi, per le lavoratrici e i lavoratori della manifattura del Casentino, che sono quelli che rischiano di pagare il prezzo più alto ed è veramente ingiusto e intollerabile.